Hanno fatto bene a impedire ai Bangla di giocare a cricket, che non è uno sport autoctono, non è uno strano come il basketball, il football, il padel. Poi non si capisce come si gioca. Pare di guardare una foresta di simie che batte una palla col mestolo da polenta, non si capisce un caso. Tu, immigrato, non puoi pretendere di venire qua a vivere come che vivevi a casa tua, solo che meglio. Non funziona così. Te appena arrivi sulle nostre coste ti devi riformattare come un computer usato, come un cellulare, bisogna rimettere tutto a zero, vai su impostazioni e vai, lingua, italiano, fuso orario, Roma ladrona, maiale, sì, grazie, alcol, ovvio, lavoro, nero, paga, zero, braccia staccabili, così ti guadagni la cittadinanza, così per merito. Non è che puoi prendere tu questo cazzo di paese di merda, lo devi amare come noi. Tu ti devi abbracciare ai piloni della tangenziale che stai costruendo, devi limonare con la vacca chianina che stai sorvegliando, tu devi essere disposto a morire per la patria, se non sui campi di battaglia, almeno sui campi dei cocomari, eh? Per merito. Ah, per questo che io appoggio lo ius sanguinis. Dove che per merito dei tuoi genitori che sono italiani, gano trombato, poi fatalità sei nato tu, magari anche contro la volontà dei tuoi genitori, ma italiano! Così si fa il merito, no? Lo ius soli, che appena che hai sgravato il bambino, frega subito il passaporto e torna de corsa a Kuala Lumpur, a Baghdad, a Khartoum a fare la bella vita con i vantaggi che garantisce il passaporto italiano, che magari senza studiare un caso ti danno un ministero. Che anche per quello dico che bisogna andare contro lo ius scholae, ha fatto bene a bocciarlo. Ma che caso, credevi che era così facile, Moretto? Che venivi qua, passavi 10 anni a scuola e dopo ti davano la cittadinanza. E no, Moro, troppo facile. A parte il fatto che era una mossa suicidia per la rassa italica. Perché dopo 10 anni che un Moretto studia, hai una marea di nuovi italiani più studiati di quelli vecchi. Una schiera dei negretti che gira con più lauree di un sottosegretario o di un ministro. Che infatti giustamente non hanno studiato un caso perché loro hanno pensato sono italiano per diritto di sangue, che caso devo studiare a fare? L'unica skill fondamentale per un ministro è la velocità di nomina. Ce l'ho. Oh, guarda che San Giuliano prima di saltare dalla poltrona ha nominato 18 persone in 38 secondi, record assoluto. Certo, era avvantaggiato perché ha le braccette corte e spara tipo Billy the Kid, faceva bene. Però a parte quello, è un record caso. Lo ius scholae, ma voglio dire, basta che uno abbia un attimo del cervello. Si capisce che lo ius scholae è una manovra devastante, è concorrenza sleale dare la cittadinanza a uno che è stato 10 anni nella scuola italiana. È concorrenza sleale verso noi che al massimo ne abbiamo fatti 5. A parte mio zio Gheppio che ne ha fatti 10, ma sempre fermo al primo anno della prima Fresatori, quello non è mai andato oltre. È concorrenza sleale. Inserire degli italiani così è come inserire delle specie aliene. È come il granchio blu che si mangia tutto. È come i calabresi anche quelli del resto, ma è come i calabroni. È come i calabroni cinesi con le batterie a litio che si divorano le api da compagnia dell'Olobrigida, Poreto. Sono bestie schifose, non sono completamente italiani, sono dei mostri misti, delle chimere evolutive che ci spingono a noi sull'orlo dell'estinzione come i dodo. Non sono italiani, sono italieni. Andrea Bennacchi!